Miglio per 4 anni vincitori da 8 a 20.000 euro nella carriera, sono in 11. Calli agli ordini dello starter, dallo steccato Ernesto Valmonte, Trurios, Evergreen Par, Eucalipto Pell, Enea BF, Estelle Matto, Eldorado Griffetti Gar. Seconda fila per Exuma B, Ermana Jet ed Ebrius. Mancano in questo momento 200 metri alla chiusura delle ali. Subito di galoppo Evergreen Par. Ernesto Valmonte è il più veloce, preferisce andare a destra. Goccia d'oro con Exuma B è in ultima posizione. Primi 200 metri percorsi in 13 e 7, ha avuto un'incertezza e Stelle Matto si è ripresa prontamente. Arriva Ettigar che sfila a condurre con un quarto d'apertura in 28 secchi, si vola. Terza ruota per Exuma B che va in aggiramento e rincorre i primi due. Dopo 600 metri di corsa passati in 41,9, Ettigar precede Stelle Matto ed Exuma B che per un attimo parcheggia in terza posizione, poi muove all'esterno senza affondare i colpi. Metà percorso in 58 secchi, a mezza ruota agisce Stelle Matto, Ettigar e Stelle Matto Exuma B. Poi Ernesto Valmonte e Etrurios lungo lo steccato, al chilometro percorso in 1,12,5, lancia lo spunto Exuma B, sospinge Stelle Matto su Ettigar in bocco della piegata conclusiva, tre cavalli vicini, perde qualche battuta Exuma B anche per la rottura di Stelle Matto, adesso si riorganizza. Appariglia Ettigar, ingresso in retta d'arrivo con Exuma B che a centropista, pur sbandando, sembra poter prendere chiaramente la meglio. Exuma B di un'altra dimensione, la figlia di Donato Hannover, va a concludere facile mentre un validissimo Ernesto Valmonte viene a cogliere la piazza d'onore. Terzo posto per Ettigar, quarto posto per Etrurios. 1,56,3, media di 1,12,7 per questa figlia di Donato Hannover e Neves B che cresce, cresce, come cresce. A portacolori dell'azienda agricola Biasuzzi è allenata dal team Goccia d'Oro che doppia nel pomeriggio. Dopo il successo di Furbetto Jet. È tutto Dagnano, linea allo studio.